Cosa c'è, Roveda? Si tratta del caso Martini. Sono venuto a conoscenza di un fatto che ignoravo. Cioè? Lei mi ha affiancato Lauri per uno scopo, secondo un piano molto preciso. Infatti, ho ciascuno il suo compito. C'è stata un'invasione di campo. Mi permetta di essere molto esplicito. Io sono assolutamente convinto che dietro Lauri ci sia sempre stato lei, Bizzanti. La prego di essere più chiaro. Va bene. Io ho due cose da chiederle. Primo, la Zigain è stata scovata da Lauri e da lui o da qualcun altro convinto a denunciare Mario Bon. Il giornale ha inventato un colpevole sulla mezza testimonianza di una povera pazza, di una isterica gelosa. Lei mi ha affidato un caso e poi me lo ha tolto di mano alle mie spalle. Senta. Secondo, questa campagna ha assunto enormi proporzioni per evidenti scopi elettorali. È proprio convinto che le elezioni bastino a giustificare tutta questa montatura? Lei vuole criticare la nostra linea politica o mi vuole fare una lezione di etica professionale? Lei mi ha trattato come un burattino. Un burattino? E chi vuole essere, non lo vedo. Senta, lei ha un avvenire davanti, è un buon giornalista e non ha preoccupazioni di carriera. Lauri è molto meno onesto di lei. Ma è spregiudicato, ha conoscenza un po' dappertutto, ha un'ottima rete di informatori. Grazie a lui siamo riusciti a evitare parecchi buchi e spesso anche a battere sul tempo gli altri giornali. Questo lo so benissimo, non sono nato ieri. Ma stavolta non si è trattato soltanto di un'ottima rete di informatori, come dice lei, ma di aver fornito alla polizia, alla magistratura e all'opinione pubblica un colpevole belle pronto. Il caso Martini è un sintomo, è una spia della situazione. Non si è mai chiesto perché il giornale riceve tante lettere? Perché per la gente comune questo assassinio è un simbolo dello sfacelo del paese e la gente ha paura. Ma questa realtà bisogna spiegarla, raccontarla obiettivamente. E invece lei la distorce, se ne frega di passare sulla pelle e sulla testa della gente. E di un caso qualsiasi ne fa un simbolo, come dice lei. D'accordo, io, il giornale, provochiamo. La realtà non la raccontiamo obiettivamente. Ma quale obiettività, Roveda? Si è mai chiesto chi è Mario Boni? È uno sbandato che rifiuta le regole della convivenza sociale, si droga e assalta il giornale, aggredisce gli operai che non vogliono scioperare, sequestra i dirigenti, rovescia le macchine e gli dà fuoco. È uno che odia anche lei, Roveda, con i suoi buoni sentimenti e i suoi innocui idealismi. Lei vede il giornalista come un osservatore imparziale. Ebbene, io le dico che questi osservatori imparziali mi fanno pena. Bisogna essere protagonisti, non osservatori. Siamo in guerra. La lotta di classe la facciamo anche noi. Non l'hanno inventata Marx e Lenin. La maggioranza di cittadini che rispettano le più ovvie norme della convivenza civile ed esiste una minoranza di persone, diciamo, turbolenta. E io in questa minoranza includo i pervertiti, i maniaci, i malati pericolosi e anche i nichilisti che vogliono distruggere tutto senza porsi il problema di che cosa contrapporre. Chi è la maggioranza, mi direte voi? E io rispondo, chi lavora, chi paga le tasse. Eccolo, papà, lo vedi? Il progresso. Ma dai, che lume, vedi? Della minoranza. Su, dai, guarda. Guarda papà che è lì. E non dormire, dai. E guarda papà, su. Uffa, che barba. Cambiamo canale. No, che non si può. Lo sai che si offenderebbe, no? E dai, guarda. Guarda, su. Insomma, non ci capisco niente. Quello che io vorrei sottolineare qui oggi... Eccolo lì, papà. Dai, guardalo, no? È lui, guarda. I nostri figli vanno a scuola tutti i giorni. Sono esposti, indifesi. Il problema va posto qui e oggi. Lo sai che sei molto, molto oggi, telegenico. Vieni veramente bene. La polizia dovrebbe intervenire. I giudici dovrebbero forse condannare, l'esecutivo, insomma, dovrebbe agire con estrema fermezza. Io vorrei, se mi permettete, esprimere un punto di vista più semplice, sul quale magari certuni ironizzeranno anche, ma mi pare importante riaffermarlo. La radice dei mali è più a monte. L'uomo è imperfetto. D'accordo, siamo tutti imperfetti. Lo sai che sei il più bravo di tutti. Ma qui abbiamo a che fare con dei veri criminali, sia quando mettono le bombe, sia quando violentano le bambine. Eh già, non è mica un caso che quel Mario Boni di giorno faceva il rivoluzionario e di notte faceva il porco l'assassino. Tu lo sai che sei peggio di quei fessi che leggono il giornale come se fosse il Vangelo? Anche al povero giovine sul quale si sono appuntati i sospetti. È possibile che tu debba restare nonostante tutto, nonostante le tue amicizie, i tuoi soldi? Il fatto che sei mia moglie, che tu debba restare con la mentalità della moglie di uno statale. Il fatto è che non solo sei cretina tu,
Ma mi incretinisce anche il figlio. Tutti i problemi con una carica di dinamite. Scusate. Ma lo vuoi capire? Che dalla moglie del responsabile di uno dei più qualificati giornali italiani si pretenderebbe una mentalità un pochino più evoluta di quella del suo lettore medio. È la personalità di Mario Boni. Ma guardiamo le statistiche. Quando comincerai a capire il mondo? A capire la differenza che c'è fra quello che si pensa e quello che si dice. I delitti contro la persona e i delitti a sfondo sessuale erano circa il doppio di quello. Sei una cretina, una cretina, una cretina. Io non mi permetto di discutere i dati. E io in questa casa mi sento solo. E trovo più soddisfazione a parlare con i muri che con te. Se lei fosse il padre di Maria Grazia, risponderebbe così? Ma sì, è vero, il 28 marzo io non c'ero, in casa di Vitaliano Fabrini. Ho passato tutto il pomeriggio con Maria Grazia. Non ve l'ho detto subito perché avevo paura. Sì, anche perché non ho molta fiducia in voi altri. L'ho aspettata come al solito, con la mia 500 davanti alla scuola. Dal momento che veniva spesso la madre a prenderla, mi faceva un cenno se poteva venire o meno. Naturalmente dovevamo far tutto di nascosto. Sì, perché se sapevano che usciva con un tipo come me, i suoi genitori erano capaci di denunciarmi. No al fascismo, no al comunismo, dare doppio, il voto alla democrazia cristiana. Contro il disordine e la violenza, fai dello scudo crociato la tua difesa. Dovevamo parlare, non ti ricordi più? Oh. Ma che schifo di posto! Dov'è che mi hai portata? Scusami se non è la Riviera, Milano. La tua bella Milano. Perché ci sei venuto? La capitale morale. Voglio più. Ti sei stufata per l'età, eh? Ti sei messa con me per curiosità. Insomma, ti sei tolto sto capriccio, no? Uffa, Mario, ma perché dici tante balle? Mi sono messa con te perché eri simpatico, mi piacevi. Adesso non mi piaci più, ecco. Non è mica la fine del mondo. Me l'hanno detto, sa, di non mettermi con una scema come te. Beh, non parliamone più, adesso portami a casa. Senti, carina, a casa ci vai con le tue gambe, perché come te lo scordi, capito? Vai, vai, telefona che ti mandi l'autista, vai, telefona! Le preannuncio che considero l'incriminazione del suo assistito in nulla intaccata, ma anzi, convalidata e affermata da questa dichiarazione. Firma qui. I pastori lasciano gli stati e vanno verso il mare. Scendono adriatico selvaggio che è verde come vacca. Han bevuto profondamente. Senti, ho da dirti una cosa molto importante. E cioè? Non preoccuparti, una notizia che ti do gratis. Sì. Mario Boni non ha ammazzato nessuno. Cosa? Il tuo giornale ha raccontato un sacco di balle. Mi volete spiegare qualcosa? Maria Grazia non era mica vergine. Intendiamoci, era una bravissima ragazza. Semplicemente era stata letta con qualcuno, tutto qui. Ma se le dichiarazioni dei medici e i risultati dell'autopsia sostengono il contrario, parlano tutti di illibatezza. Ma che illibatezza? Questo è quello che dicono loro. Ma tu in che mondo vivi, scusa? Martini è un barone dell'università, degli ospedali. I professori dell'autopsia gli avranno fatto un favore. Oppure li ha pagati. Talli lo sa, con lui c'è stata. Poi l'ha piattato per Boni. E questa storia con Mario Boni?
Si sono conosciuti in un'assemblea fra operai e studenti. C'è stato un periodo in cui tutte quante si sono buttate sul proletario. Era molto bella. Piaceva un po' a tutti. Con tutti gli stronzi che stanno al mondo, doveva capitare proprio a lei. Aveva fatto innamorare perfino il bidello. Quello che dice d'averla vista salire sulla 500 gialla? Sì, a suo modo le faceva la corte. Timido, un frustrato, un segaiolo, una spia del preside. Chi è? Mi scusi, sono un giornalista. No, guardi, non voglio più parlare con dei giornalisti. Io sono del giornale. Per favore, esca. Si calmi. Io non ho nessuna intenzione di fare delle speculazioni sul caso di Maria Grazia Martini. Guardi, io le ho detto tutto quello che sapevo, non ho altro da dirle. Io ho bisogno di sapere soltanto una cosa, se Maria Grazia ha avuto delle storie con i suoi compagni di scuola. No. No. Maria Grazia non era capace a fare certe cose, era ancora una bambina. Non dava mai confidenza a nessuno. Sa, io la vedevo, tutti i compagni erano sempre attorno a lei perché era la più bella e la più gentile. Mario Boni sostiene di averla conosciuta alle assemblee. È impossibile, perché di politica non ne capiva niente e non ne voleva sapere niente. Quindi niente scioperi, niente occupazioni, niente assemblee. Non come i suoi compagni, quei delinquenti, che ormai sono i padroni della scuola. Si drogano. Tanto sono tutti figli di papà che non ha niente da perdere. Io le manderei tutte in galera, le metterei. Allora lei è convinto che sia Boni l'assassino? Sì che è lui. E non so perché sta ancora al mondo quello lì. E poi mi fido, l'ho letto su modo giornale, sono anni che lo leggo. Sono un lettore fedele. Non leggo altro. Lei saprà che Mario Boni ha confessato alla polizia di aver avuto delle storie con Maria Grazia. Ma... dei rapporti intimi. Ma... il giornale non ha parlato. Non avete detto questo? Bastardo schifoso. Magari... ci avrà anche provato. Ma lei... no, non era il tipo. Lei era... era innocente, era... era pura, era una santa, un angelo, era... era una Madonna, era... era la Madonna, era la Madonna, era la Madonna, era una santa! Ecco cos'era Maria Grazia per me! Era una Madonna! Era una santa per me! Una Madonna, una santa! Ma allora avevano ragione i ragazzi della scuola a dire che lei era innamorato di Maria Grazia. Quelli mi odiano perché lei mi voleva bene, loro non poteva sopportare invece, loro volevano far diventare una puttana. E questa cosa è perché succedono, da quando ha tolto la latino delle scuole. Perché latino, si può dire, formativo. Io ho fatto solo la terza vita, ma mi ricordo tutta la mesta latino, pensi un po'. Ego entro posso saltare dei, è tuo spirito tuo, ora per nobis, eccetera, eccetera. Da lei non mi aspettavo di meglio. Quelle che lei ha scritto sono supposizioni del tutto personali che la polizia ha già preso in considerazione a suo tempo e scattato. La polizia ha seguito la pista che lei e Lauri le avete indicato. Io esigo che il giornale prenda in considerazione anche l'altra ipotesi e che la finisca con questa montatura di Boni e del suo gruppo. Si calmi, Oveda, mi ascolti. Perché lei non si preoccupa esclusivamente di ciò che le compete? Certo, la sua famosa divisione dei compiti ce n'è per tutti. È solo questione di stomaco. Lei sta facendo di questo mestiere una cosa ignobile. E quali sarebbero i mestieri nobili? Io la disprezzo. Lei ha parlato troppo. Lei è un perfetto esemplare di cretino. Lei non mi fa nessuna paura. Si faccia dare la lettera di licenziamento che è pronta. Io la denuncerò all'ordine dei giornalisti. Sì, bravo, mi denuncia all'ordine dei giornalisti. Non se ne può più. È un perfetto idiota. Ci ritroveremo tutti nel suo primo libro.
lei chi è? Come si permette, scusi? Ma cosa vuole? Ma insomma, scusi, come si permette? Ho detto chi è. Cosa vuole? Dimmi tutto. Ma tutto cosa? Io non ho niente da nascondere, non so niente. Porco! No, porco! Non so niente. 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 Di sono stato io. No. Di sono stato io. Di sono stato io. Di sono stato io. L'ho ucciso io, sì. Sì, sì, l'ho ucciso io. Sì, sono stato io. Sì, sono stato io. Sì, l'ho ucciso io. Sì, l'ho ucciso io. Quella puttana schifosa. Andava con tutti. Meno che con me. Mi prendeva in giro. Allora io l'ho seguito con la macchina. Boria l'ha scaricata in periferia. Sentimi bene. Questa cosa la sappiamo io e te e basta. Se tu parli con qualcuno, io ti faccio del male. Se invece non dici niente, io ti aiuto. Sì. È chiaro? Sì. Sì. È chiaro? Sì. Hai capito? Sì. Siamo intesi? Sì. Sia Cristiana si sta dimostrando un grande partito. Rimonta. Antifascismo e anticomunismo sarà ancora la carta vincente. C'è il pericolo che la formula sia diventata logora. Nessuno crede più che se i comunisti vinceranno, vedremo i cavalli dei cosacchi abbeverarsi alle fontane di San Pietro. Io ho paura di questa totale mancanza di fantasia. Goebbels diceva nei suoi diari che le masse sono molto più primitive di quanto possiamo immaginare. La propaganda, quindi, deve essere essenzialmente semplice, basata sulla tecnica della ripetizione. Tecnica peraltro modernissima, mandata avanti dalle grandi agenzie pubblicitarie americane. Unique selling proposition, unica proposta di vendita. Ma lei aveva una novità, qual è? Sì, è saltato fuori il vero assassino di Maria Grazia Martini. Maniaco, malato. Non parlerà, non dirà niente. Dipende da noi decidere come usarlo. Aspettiamo che finiscano le elezioni. Decideremo a seconda dell'esito. Devo avvertire il direttore? No, il direttore non deve sapere niente. Bisogna che ciascuno faccia il suo lavoro e abbia la sua parte di responsabilità. E naturalmente anche la sua fetta di guadagno. Non sempre chi si chiama direttore dirige effettivamente qualcosa. Ciascuno deve stare al suo posto. La polizia a reprimere, la magistratura a condannare, la stampa a persuadere la gente a pensarla come vogliamo noi. E tutti in fondo stanno facendo il loro dovere. Sono gli operai che non stanno al gioco. Non lavorano abbastanza, se ne fregano, vogliono sempre soldi. Non riusciamo a rialzare la produzione, questo è il vero guaio.
Che cosa vuole che conti di fronte a tutto questo? L'innocenza o la colpevolezza di un qualsiasi Mario Boni? E ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, affinché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Ricordati della nostra sorella Maria Grazia, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita a te alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando farà sorgere i morti dalla terra e trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Andate in pace, la messa è finita. Italiani che non hanno rinunciato all'appellativo di uomini si uniscano al di sopra delle fazioni, al di sopra dei partiti, al di sopra delle divisioni interessate e volute, al di sopra dell'ormai superato, in disuso e troppo a lungo sfruttato fascismo e antifascismo, si uniscano per dire